Giovedì 26 novembre, dalle 15 alle 17, sulla pagina Facebook della Fondazione Verde e altre pagine collegate, presenteremo il 18° rapporto sugli italiani, il solare e l'efficienza energetica. Un monitoraggio costante che dura da più di 10 anni, che la Fondazione Verde fa insieme a Noto Sondaggi, con la volontà anche di presentare in queste occasioni delle best practice, delle proposte innovative, creazioni del genio italico e nello stesso tempo possibilità concrete di evoluzione. Su che cosa ci concentriamo questa volta? Sulle rinnovabili sostenibili, in particolare sole e vento, e la possibilità attraverso queste rinnovabili di realizzare idrogeno verde. Ecco perché a questo evento ci sarà il professor Livio De Santoli, prorettore dell'Università La Sapienza, inventore di un laboratorio sull'idrogeno verde. L'idrogeno verde è la possibilità di scindere la molecola d'acqua H2O attraverso l'uso di energie rinnovabili, prevalentemente sole e vento, con la possibilità quindi di immagazzinare energia prodotta in questo magico idrogeno che può diventare anche un carburante per auto e grandi mezzi di locomozione, navi addirittura, che possono andare a idrogeno. Non so se qualcuno ricorda quando Beppe Grillo faceva uno spettacolo in cui un'auto produceva vapore acqua e lui quindi si respirava quella che era l'effetto della combustione, però in questo caso dell'idrogeno. Allora, di fatto l'Unione Europea sta investendo fortemente sull'idrogeno come il possibile combustibile per la transizione energetica. D'altra parte, o noi entro il 2050 andiamo a zero combustibili fossili, andiamo a 100% rinnovabile, o rischiamo l'estinzione della specie Homo sapiens. Io peraltro credo che con l'accelerazione climatica in atto, quello che vediamo, abbiamo visto a Crotone da ultimo, ma purtroppo sono tantissimi gli eventi in tutto il mondo che dimostrano come il cambiamento climatico sta accelerando. Di fronte a questa accelerazione, noi secondo me dobbiamo uscire dai combustibili fossili nel 2040, non abbiamo tempo di aspettare il 2050. Quindi parleremo di queste cose il 26, ne parleremo cercando interlocutori importanti, tra cui anche i sottosegretari all'ambiente e la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, con rappresentanti autorevoli come il direttore della realtà internazionale IRENA, che si occupa di rinnovabili, che peraltro adesso è un italiano con sede negli Emirati Arabi. Ragioniamo quindi di capire come i nostri cittadini vedono le rinnovabili, quali sono le rinnovabili più gradite, più popolari e anche in che modo queste devono essere sostenibili, e vediamo anche alcuni progetti che sono in corso d'opera. Quindi vi chiedo di seguirci. Il giorno è giovedì 26 novembre, l'orario dalle 15 alle 17, anche perché questo evento è inserito nella settimana di educazione che è prevista dall'UNESCO, e quindi lo faremo anche in collegamento con giovani studenti che ci seguiranno grazie alla partnership con Società Geografica Italiana, che è un'autorevole realtà scientifica del nostro paese.